esercizi e consigli utili. Aggiungi il video ai preferiti, ti guiderà quando ti alleni. Prossimo esercizio, squat. Via! Se non ce la fai, piega meno le gambe. Quando scendi, fai attenzione a non superare la punta dei piedi con le ginocchia. Non inarcare la schiena durante l'esecuzione. Per farlo, mantieni gli addominali dei glutei sempre ben contratti. Prossimo esercizio. Squat più slanci posteriori. Via! Se non ce la fai, piega meno le gambe. Quando scendi, fai attenzione a non superare la punta dei piedi con le ginocchia. Non inarcare la schiena durante l'esecuzione. Per farlo, mantieni gli addominali dei glutei sempre ben contratti. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Stacchi. Via. Mantieni l'addome ben contratto per stabilizzare la colonna vertebrale ed evitare traumi. Prossimo esercizio. Stacco ad una gamba. Via! Se non ce la fai, tieni entrambi i piedi poggiati a terra. Non piegare o inarcare la schiena. Mantieni gli addominali ben contratti per riuscirci. Fai attenzione a non piegare eccessivamente il busto in avanti per non perdere l'equilibrio. 5, 4, 3, 2, 1, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non poggiare il piede a terra nella fase di discesa per non diminuire l'efficacia dell'esercizio. Fai attenzione a non piegare la gamba sollevata, tienila sempre in linea con la schiena. Contrai gli addominali durante il movimento per stabilizzare la colonna vertebrale. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Slanci posteriori in piedi. Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Fai attenzione a non inarcare né piegare la schiena durante l'esecuzione. Non ruotare il bacino per favorire il movimento, in modo da non diminuire l'efficacia. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non piegare il piede, tieni il dorso sempre ben disteso. Non piegare la testa, aiutati guardando un punto avanti a te.
prossimo esercizio. Slanci posteriori pulsati. Via! Fai attenzione a non inarcare né piegare la schiena durante l'esecuzione. Non ruotare il bacino per favorire il movimento, in modo da non diminuire l'efficacia. 5, 4, 3, 2, 1. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non ruotare il bacino per favorire il movimento, in modo da non diminuire l'efficacia. 5. Non piegare il piede, tieni il dorso sempre ben disteso. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Slanci posteriori posizione a triangolo. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, esegui gli slanci mentre sei carponi. Fai attenzione a non inarcare la schiena durante l'esercizio. Non piegare o sollevare la testa, tienila sempre in linea con il busto. 5, 4, 3, 2, 1. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non forzare la spinta verso l'alto. Fermati quando raggiungi il limite. Non piegare la gamba. Tienila sempre ben distesa. Esegui l'esercizio lentamente per massimizzare l'efficacia. Prossimo esercizio. Slanci posteriori pulsati, posizione triangolo. Via! Se non ce la fai, esegui gli slanci senza pulsazioni, effettuando movimenti fluidi ed ampi. Tieni sempre il gluteo ben contratto in modo da evitare problemi alla schiena. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Fai attenzione a non inarcare la schiena durante l'esercizio. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio. Slanci laterali carponi più estensioni della gamba. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, non distendere la gamba. Fai attenzione a non ruotare il bacino quando sollevi la gamba per non sforzare la schiena. Non poggiare il ginocchio a terra quando porti giù la gamba, così aumenterà l'efficacia dell'esercizio. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non piegare o inarcare la schiena. Mantieni gli addominali ben contratti per riuscirci. Fai attenzione a non sforzare il collo cercando di guardare in avanti. Per aiutarti, fissa un punto sul pavimento.
Prossimo esercizio, slanci laterali carponi. Via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Fai attenzione a non ruotare il bacino quando sollevi la gamba per non sforzare la schiena. Non poggiare il ginocchio a terra quando porti giù la gamba, così aumenterà l'efficacia dell'esercizio. 5, 4, 3, 2, 1. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non piegare o inarcare la schiena. Mantieni gli addominali ben contratti per riuscirci. Fai attenzione a non sforzare il collo cercando di guardare in avanti. Per aiutarti, fissa un punto sul pavimento. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio. Slancia posteriori carponi con incrocio. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, esegui gli slanci posteriori senza incrociare le gambe. Fai attenzione a non inarcare la schiena durante il movimento. Non poggiare il ginocchio a terra quando porti giù la gamba, così manterrai costante la contrazione. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non ruotare lateralmente il bacino per favorire l'incrocio delle gambe. La schiena deve essere sempre ben dritta. Controlla il movimento per massimizzare l'efficacia dell'esercizio. Prossimo esercizio. Slanci posteriori pulsati, gamba a 90 gradi. Via! Se non ce la fai, invece dei molleggi, solleva ed abbassa la gamba in modo fluido, effettuando un movimento più ampio. Fai attenzione a non inarcare la schiena durante il movimento. Mantieni il piede a martello e la gamba a 90 gradi per un lavoro muscolare ottimale. 5, 4, 3, 2, 1. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Fai attenzione a non ruotare il bacino quando sollevi la gamba per non sforzare la schiena. Fai attenzione a non sforzare il collo cercando di guardare in avanti. Per aiutarti, fissa un punto sul pavimento. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Slanci posteriori carponi, gamba distesa. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, esegui gli slanci con la gamba piegata a 90 gradi. Fai attenzione a non inarcare la schiena durante il movimento. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non sforzare il collo. Per riuscirci, guarda un punto fisso sul pavimento. Non distendere il piede, mantienilo sempre a martello.
prossimo esercizio. Pulsazioni gamba distesa. Via! Se non ce la fai, invece di molleggi, solleva ed abbassa la gamba in modo fluido, effettuando un movimento più ampio. Non forzare la spinta, fermati quando sei al limite. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Fai attenzione a non inarcare la schiena durante l'esercizio. Non sollevare la testa, il collo deve essere sempre in linea con la schiena. Per riuscirci, fissa un punto sul pavimento. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio. Sollevamento cosce più piegamento gambe. Tre, due, uno, via! Fai attenzione a non sollevare mai il bacino da terra durante il movimento. Esegui il movimento lentamente per evitare problemi alla schiena. Non sollevare la testa, il collo deve essere sempre in linea con la schiena. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio. Sollevamento del bacino con apertura delle gambe. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, non aprire le gambe dopo il sollevamento. Non poggiare mai il sedere a terra in fase di discesa, così manterrai la contrazione costante. Fai attenzione a non sollevare le scapole dal pavimento durante l'esercizio. Prossimo esercizio. Sollevamento del bacino con una gamba appoggiata. Via! Se non ce la fai, poggia entrambi i piedi al pavimento. Non poggiare mai il sedere a terra in fase di discesa, così manterrai la contrazione costante. Fai attenzione a non sollevare le scapole dal pavimento durante l'esercizio. 5, 4, 3, 2, 1. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Mantieni sempre addominali e glutei ben contratti. Il piede deve essere sempre ben saldo al pavimento. Cinque, quattro, tre, due, uno,
stop. Prossimo esercizio. Sollevamento del bacino. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non poggiare mai il sedere a terra in fase di discesa, così manterrai la contrazione costante. Fai attenzione a non sollevare le scapole dal pavimento durante l'esercizio. Prossimo esercizio. Sollevamento del bacino pulsato. Via! Se non ce la fai, esegui dei sollevamenti semplici. Non inarcare eccessivamente la schiena. Fai attenzione a non sollevare le scapole dal pavimento durante l'esercizio. Mantieni sempre addominali e glutei ben contratti. Tieni i piedi sempre ben saldi al pavimento. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Tre, due, uno, via! Prossimo esercizio. Stretching glutei. Via! Cinque, quattro, tre, due, uno, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Allungamento lombare. Via. Fai attenzione a non sollevare le spalle dal pavimento durante l'esercizio. Cinque, quattro, tre, due, uno, cambia lato nel minor tempo possibile. Via!
Non ruotare la testa. Per aiutarti, concentra lo sguardo sul soffitto. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Stretching glutei. Via. Porta le braccia in avanti per un maggiore equilibrio. Non inarcare la schiena, contrai l'addome per riuscirci. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop.